in questi giorni il Ministero abbia fatto una ricerca dell'esistenza di queste graduatorie fatte negli ultimi anni. Ma essendo gli ultimi concorsi fatti forse negli anni 90, esistono davvero queste graduatorie oppure sono semplicemente delle fantasie del legislatore? E questo emendamento serve apposta a farmi dare una risposta dal sempre cortesissimo sottosegretario Ferri, per il quale ovviamente attendo qui. Grazie. Bene, non ho altri iscritti a parlare. Onorevole, sottosegretario, prego, sottosegretario Ferri. Sì, no, rispondo all'onorevole Colletti per precisare che intanto l'emendamento consente al Ministero di procedere o con la mobilità e quindi attingendo dalle altre graduatorie oppure anche di procedere con i concorsi pubblici. Quindi dà questa possibilità, il Ministero sta facendo queste verifiche e tra l'altro nel momento in cui verranno banditi i concorsi pubblici, si potrà tenere presente anche nei bandi di valorizzare la professionalità dei tanti precari della giustizia che per anni stanno lavorando negli uffici giudiziari. Quindi si può procedere in due direzioni e valuteremo tutti i requisiti e anche tenendo conto di queste professionalità nel rispetto chiaramente delle regole concorsuali e quindi delle procedure di merito e quindi una volta superate le prove concorsuali soli come titoli. Per quanto riguarda le graduatorie, verificheremo come abbiamo già fatto, perché il Ministero della Giustizia ha già attinto le graduatorie sia del Ministero dell'Interno con determinate qualifiche, sia quelle dell'Istituto del Commercio con l'Estero 2 anni fa. E quindi abbiamo già utilizzato, e così lo faremo, dobbiamo però prima verificare anche i profili professionali corrispondenti. Quindi stiamo facendo questo lavoro, questa norma è importante, penso che oggi si debba essere tutti soddisfatti di questo emendamento e davvero dare atto di come si cerchi dopo 20 anni di risolvere in qualche modo il problema del professorato amministrativo, che tra l'altro è accompagnato non solo da questo emendamento, ma tutta una serie di provvedimenti che abbiamo ricordati nel dibattito parlamentare ieri e che non voglio ripetere. C'era in aula per il gruppo 5 Stelle l'onorevole Ferraresi, quindi l'onorevole Colletti mi pare che ieri non ci fosse, si è perso questa parte del dibattito, dove abbiamo dato atto sia il relatore, il Presidente Ferranti, la Presidente Ferranti che il Governo di tutta una serie di provvedimenti che questo Governo ha fatto in materia di personale amministrativo e che intendo rivendicare perché ha guardato sia alla riqualificazione che è 15 anni che spettano i dipendenti e quindi ha guardato anche al personale interno, sia a tutta una serie di procedure, ufficio del processo, mobilità, e attingere da graduatorie, come dicevo prima, di altri concorsi e quindi tutta una serie di provvedimenti che ha fatto questo governo in materia di personale amministrativo. Che se ne dia almeno atto perché sono risposte concrete e dimostrano come questo governo stia voltando pagina su questo tema che conosciamo tutti, quanto incida sul servizio giustizia e sulla macchina della giustizia. Grazie, onorevole Colletti, prego. Sì, innanzitutto lo dirò al sottosegretario che in realtà in questo emendamento non si parla di precari della giustizia, quindi sgombriamo il campo da questo altro argomento. Ma da quello che ho capito dell'intervento del sottosegretario, il sottosegretario sta dicendo che in realtà non esistono graduatorie specifiche per il ruolo per cui stiamo aprendo 1.000 posti, semplicemente questo. In passato si è preso dall'ICE, che ovviamente l'Istituto del Commercio Estero, i cui passati governi hanno fatto dei casini inenarrabili con lo stesso Istituto del Commercio Estero, che però non c'entrano niente con l'amministrazione giudiziaria, tranne per indagini